Sull'Italia sta transitando una nuova perturbazione proveniente da ovest che si mostrerà più attiva sulle aree centro-settentrionali del paese. Il suo movimento sarà piuttosto rapido, tanto che la pressione andrà aumentando già a partire dal pomeriggio sera di oggi. Il sud Italia sarà solo parzialmente interessato. Sulla nostra regione risentiremo della coda della perturbazione che interesserà il resto dell'Italia. La nuvolosità sarà più intensa in mattinata e nelle ore centrali del giorno, quando sono attesi locali fenomeni che saranno più probabili nella fascia più settentrionale della Basilicata, specie ai confini con la Puglia. Le temperature saranno stazionarie su valori di alcuni gradi al di sopra delle medie di ottobre, sia nei valori massimi che in quelli minimi. A Potenza, minime di 13 gradi e massime di 22, a Matera, minime di 16 gradi e massime di 25. I venti saranno di direzione occidentale o sud-occidentale e saranno di intensità debole o al più moderata. I mari risulteranno generalmente poco mossi, sia il Tirreno che lo Ionio. Tendenza per domani. La residua nuvolosità collegata alla perturbazione, che nel frattempo avrà abbandonato l'Italia, lascerà spazio alle schiarite essenzialmente sul Materano. Sul lato occidentale, invece, le nubi saranno in aumento e avremo piogge sparse, soprattutto sull'area tirrenica e sul lago Negrese. Le temperature saranno in lieve aumento, specie ad est.